nostalgia canaglia che ti prende proprio quando non vuoi. Allora, questo video è dedicato ad Albano e Romina. Allora, un po' mi vergogno perché gli altri video li ho fatti su Feuerbach, Kant, Bauman e via dicendo. Ecco, non è che Albano e Romina siano proprio a livello di pensiero e a livello di cultura a quel lì. Però mi serviva perché mi serve per parlare di nostalgia. Allora, cos'è la nostalgia? Lo sappiamo, no? È comunque hai quel sentimento comunque di diciamo che ti scalda il cuore, che ti fa pensare a cose passate, a oggetti e via dicendo, e quindi cose del passato sono sempre più belle se riviste col senno di poi, e quindi cose che magari ti annoiavano all'epoca le rimpiangi, e quindi è motivo per il quale per esempio adesso ci stanno propinando i vinili, facendoci anche credere tra l'altro che la qualità della musica e dell'esperienza sia migliore rispetto a quella del digitale, abbastanza discutibile, comunque ci può stare. La marketing della nostalgia, se andate a vedere in edicola, è sicuramente importante vedere come i DVD che stanno vendendo o comunque a fascicoli settimanali ci stanno riproponendo Holly e Benji e cose ovviamente che non sono destinate ai nostri figli. Quindi si parla di marketing della nostalgia o nostalgia marketing. È una particolare strategia di comunicazione che si sta vedendo negli ultimi anni, che è basata sull'attribuzione di un ricordo o una sensazione positiva trasposta su un prodotto. Qualcuno parla di retro marketing. Bella retro marketing. Quindi, marketing della nostalgia, la 500 che viene riproposta anche se modernizzata, ma per fare in modo anche che chi aveva visto la vecchia 500, provata la vecchia 500, sicuramente si sarà in qualche modo poi tuffata in una serie di ricordi incredibili. Ma non è solo la Fiat o FCA o quello Stellantis come si chiama adesso, ma anche i competitor della Volkswagen che rifanno il Maggiolone, perché il Maggiolone era stato uno dei più grandi successi della storia dell'automobile. Oppure Burghi, Instaburgets, che è praticamente Burghets, è il nuovo, diciamo, la nuova catena che va a riprendere il Burghi, perché ci sono tutti, ma forse anche i paninari degli anni 80 che probabilmente hanno nostalgia di quel tipo, di quel periodo, di quelle cose che si facevano e probabilmente del loro abbigliamento discutibile. Oppure un altro esempio, durante il primo lockdown si è mostrato un 90% di aumenti di menzioni e tag legati ai ricordi passati, cioè l'età dell'infanzia vista come mitica è un po' la Madeleine di Proust, un po' quel ragionamento lì, per esempio del caso dei vinili, ma possiamo anche parlare di musicassette, scusate, cioè c'è persone che sono convinte che le musicassette siano un'esperienza di fruizione della musica soddisfacente. Sicuramente, ripeto, è soltanto perché ci si ricollega a qualcosa che era, ma l'idea della musicassetta col nastro e riavvolgere tutto il re, e la qualità, il fruscio e il nastro che si rompe, è inquietante pensare che c'è gente che sta ancora riprendendo il mercato delle videocassette. Perché questa strategia funziona, mi sono chiesto? Beh, le emozioni ovviamente giocano un ruolo chiave nella nostra vita, il neuromarketing lo dimostra, ma soprattutto le emozioni giocano un ruolo chiave per quanto riguarda i ricordi. Cioè noi ricordiamo più facilmente un contenuto emozionale rispetto a uno neutro. La nostalgia quindi ha un forte potere evocativo e si è rivelata molto molto efficace per quanto riguarda l'apprezzamento dei prodotti, anche quelli che abbiamo appena visto. Quindi le persone ricordano delle emozioni, non dei fatti. L'esempio che uso sempre è: tutti noi sappiamo esattamente dire dove eravamo la mattina dell'11 settembre, o il giorno, la giornata dell'11 settembre del 2001. Non è tanto il fatto storico, ma è l'impatto emotivo che ebbe quel fatto, ci fece ricordare anche i minimi dettagli. Io mi ricordo esattamente che cosa mi dissero su usavo ICQ come, ecco, anche un'altra cosa della nostalgia, il ritorno ai vecchi sistemi di messaggistica e non come WhatsApp. È ovvio che è molto meglio WhatsApp, però mi ricordo ICQ C6 come qualcosa di bello, e io mi ricordo esattamente che cosa mi dissero in un messaggio, per dire, hai visto che cosa sta succedendo, mi ricordo chi me lo disse, cosa feci in quel momento, dove andammo a vedere la televisione tutti insieme con i colleghi e via dicendo. Ecco, da questo punto di vista quindi il marketing della nostalgia può essere molto molto sfruttato nella comunicazione, ma anche online, e la sfida è quella appunto di non cadere ovviamente nel patetico. Buon Albano Romina a tutti, buona nostalgia e marketing della nostalgia. Ci vediamo su gianluigibonanomi.com, una versione un po' retro.